Gli strumenti di partecipazione dei cittadini, così come sono stati pensati e realizzati in molte delle nostre città in questi ultimi decenni, sono stati e sono caratterizzati quasi esclusivamente dal principio della delega, con decentramento di poteri decisionali e gestionali risibili, dove anche le istanze consultive, quando praticate, si sono limitate a raccogliere formalmente pareri senza alcuna possibilità di incidere realmente sul percorso decisionale delle trasformazioni urbane rilevanti. Anche l'esperienza del bilancio partecipato, avviata dalla precedente amministrazione Bruni, pur rappresentando una valida espressione della democrazia diretta, è rimasta isolata, limitata, per poi essere abbandonata dall'attuale amministrazione. Nonostante la situazione nella nostra città, il panorama europeo e anche quello italiano non è assolutamente una tabula rasa, e è quindi torto chi spera nel mal comune mezzo gaudio. Oramai da molti anni in diversi stati europei, e più di recente anche nel nostro paese, si vanno accumulando esperienze e percorsi di amministrazione partecipata, frutto di faticose ma costanti sperimentazioni, con crescenti e gratificanti risultati di coinvolgimento dei cittadini, di crescita democratica e fiducia nelle istituzioni. Quale percorso sosteniamo? L'amministrazione si faccia parte attiva per coinvolgere i cittadini. Qual è quindi il percorso di partecipazione che i comitati e le associazioni dei quartieri di Bergamo chiedono di praticare? Non esiste un unico modello virtuoso per attivare la partecipazione dei cittadini, ma tanti modelli possibili che si fondano però su un principio e un valore riconosciuto. La democrazia partecipativa oggi non è un lusso, ma una necessità se vogliamo difendere lo stesso Stato democratico. La democrazia partecipativa, come la auspichiamo e chiediamo per la nostra città, è la possibilità che su ogni tema di rilievo in discussione si attivi un percorso decisionale che coinvolga il massimo numero di persone direttamente interessate, così da condurre i processi decisionali il più vicino possibile alla nostra vita quotidiana. Se il tema è a carattere locale, sarà la comunità del quartiere o dei quartieri interessati a essere principalmente coinvolta. Se il tema avrà una valenza più generale, sarà necessario organizzare una partecipazione più ampia con tavoli di dialogo in cui coinvolgere le rappresentanze dei quartieri, le forze imprenditoriali, la società civile, i sindacati, eccetera. L'amministrazione adotti la trasparenza come regola. La democrazia partecipativa che noi pensiamo e chiediamo esige trasparenza degli obiettivi, delle regole di confronto e delle conoscenze-informazioni. Noi auspichiamo che si avvii una modalità di amministrazione per cui ad ogni importante decisione sia associato un processo di ascolto, comunicazione e condivisione, tale che i termini del problema siano chiari a tutti, con importante sforzo per raccogliere e condividere opinioni e conoscenze, superando le limitazioni di linguaggi tecnici che tante volte sono utilizzati per mascherare decisioni non trasparenti. Ogni cittadino che abita in un quartiere deve essere in grado di comprendere e valutare gli effetti di una decisione che comporta trasformazioni del suo quartiere. Pensiamo e chiediamo inoltre che questo processo debba essere avviato sin dall'inizio di ogni trasformazione ipotizzata, in modo da poter realmente incidere sulle decisioni, che poi accompagni tutte le fasi della trasformazione. La partecipazione attiva dei cittadini all'amministrazione della propria città, così come l'abbiamo delineata, assume così una importanza strategica per il rilancio della democrazia e la cura del territorio. Riteniamo fondamentale che chi voglia assumere le responsabilità di amministrare in futuro la città ponga la partecipazione quale punto centrale e trasversale del proprio programma. Riteniamo anche che l'attuazione del programma di partecipazione debba essere specifico impegno del sindaco, in modo da garantire la regia e il coordinamento tra i vari assessori e uffici su temi di interesse generale per la qualità dello sviluppo urbanistico, del benessere e della tutela della salute dei cittadini. Esaminiamo ora, in termini sommari e per esemplificare, l'abituale procedura utilizzata nella gestione di una trasformazione urbana,
e la proposta di gestione alternativa che richiama il modello di democrazia partecipata che proponiamo. La situazione attuale. Con l'avvento della cosiddetta pianificazione strategica, il compito della trasformazione urbana tende a concentrarsi nelle mani di pochi attori, operatori immobiliari di grande scala, in grado di affrontare interventi rilevanti. Chi controlla e governa il territorio dovrebbe porsi il problema di garantire un equilibrio reale tra l'interesse collettivo dei cittadini e l'interesse puntiforme dell'operatore, evitando gli sbilanciamenti che nella pratica degli ultimi anni sono apparsi evidenti e molto negativi per gli esiti che hanno prodotto. Il privato decide dove e come. Spesso l'ente che dovrebbe governare e controllare rimane in attesa che l'operatore presenti il progetto per poi tentare di mediare la proposta quando essa è già formulata e definita. L'ente di governo rinuncia così a un ruolo progettuale come guida e partner della trasformazione urbana e si accolle il ruolo burocratico della verifica a sistemi di norme e di criteri spesso non chiari e non coerenti. Il ruolo dei cittadini è marginalizzato entro procedure formali, che arrivano soprattutto in forma di protesta e di rifiuto quando il processo è già molto avanzato. La procedura partecipativa, che tramite l'agenda di piano è uno strumento fondativo stabilito per legge nell'iter di approvazione dei PGT, una volta approvato il piano urbanistico, è poi dimenticata e abbandonata nella fase di gestione, che invece è determinante per il buon esito della costruzione della città. Si propone invece che, negli ambiti di trasformazione AT, cioè nelle zone in cui il PGT assegna il compito più rilevante nella trasformazione della città, già dalle fasi iniziali di decisione del futuro delle aree e di eventuale interlocuzione tra operatore e pubblica amministrazione, l'intero percorso del progetto debba essere impostato con criteri di partecipazione effettivi della cittadinanza. In particolare, si ritiene che ogni progetto di AT debba essere accompagnato come parte integrante e non rinunciabile da un programma pianificato di partecipazione. Una sorta di agenda nella quale siano previste le diverse tappe, dal concepimento iniziale fino alla realizzazione, di ascolto, interlocuzione, informazione, condivisione delle scelte con i cittadini. Il programma di partecipazione dovrebbe essere un allegato obbligatorio di ogni progetto di trasformazione. Si ritiene che attraverso l'istituzione del programma pianificato di partecipazione, come legato obbligatorio dei progetti, la gran parte delle risorse necessarie possono essere reperite all'interno del piano di sostenibilità finanziaria, che i singoli operatori sono tenuti a presentare e che funge da base per regolare gli obblighi di standard, correnti e qualitativi, le monetizzazioni e gli oneri dovuti. L'amministrazione chiederà alle imprese documentazione e materiali utili ad una semplice comprensione dei progetti da parte di un pubblico di non specialisti, filmati, rendering o maquette, facendosi carico di verificare l'attendibilità e comprensibilità di tali materiali, tramite competenze terze e indipendenti a spese dell'impresa stessa, pena la sospensione delle procedure di approvazione successive. L'esposizione e la comunicazione dei progetti, in tutte le fasi, dal concepimento all'attuazione, dovrebbe infatti diventare abitudine corrente, seguendo criteri di facile leggibilità che rendano possibile l'effettiva comprensione da parte di tutti. In questo senso, sulla base di molti esempi funzionanti in Italia e in Europa, si potrebbe riattivare l'urban center esistente, restituendolo alla sua missione originaria e facendolo funzionare come luogo aperto a tutti di informazione su progetti della città. Si richiede inoltre che sia riconosciuto il principio che proposte di iniziative urbanistiche, di servizio o d'altro possano originarsi autonomamente dalla cittadinanza tramite un processo partecipativo e che sia compito dovere dell'ente pubblico elettivo vagliare e validare queste proposte allo scopo di renderle prima progettuali e poi esecutive. Come detto in premessa a questo paragrafo, infatti, oltre che per gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT e per quelli individuati successivamente in variante, l'agenda della partecipazione dovrebbe essere un allegato obbligatorio anche per i seguenti progetti: servizi e spazi aperti pubblici dei quartieri,
parchi e verde urbano e parco agricolo ecologico, piano urbano della mobilità, piano urbano del traffico, aeroporto, suo sviluppo, modalità di razionalizzazione a tutela della salute. È necessario che la partecipazione venga progettata e non lasciata al caso e all'estemporaneità. Ora più che mai è necessario costruire la partecipazione con adeguata pianificazione, risorse economiche e professionalità, in quanto parte integrante e non rinunciabile del progetto urbano e di sostenibilità ambientale della città, esattamente come gli aspetti più tecnici urbanistici.